La puntata di oggi di Archeoparole è su uno degli oggetti che più incarnano il sessismo dell'intero mondo greco. Che a vederlo così dietro la teca di un museo mica lo diresti. È uno di quei vasi splendidi che si regalavano alle donne nel corredo di nozze e che però servivano a dire alla malcapitata: tesoro, il tuo posto è in cucina e a servire tuo marito e i suoi amici. Cioè, per farti capire quanto fosse sessista come regalo, è un po' come se oggi nel XXI secolo, per Natale, un marito o un fidanzato regalassero alla propria dolce metà un ferro da stiro o un grembiule. Come se ancora oggi le donne potessero al massimo aspirare a riordinare la casa o cucinare. Assurdo, no? Come scusa? Ah, questa cosa del ferro da stiro e del grembiule è successa davvero di recente? Ah, era una pubblicità natalizia di una casa che fa gioielli? Ah, del 2018. Ma il 2018 è praticamente ieri. Quando si dice essere tutti figli dei greci. Io sono Chiara Boracchi e nella puntata di oggi di Archeoparole ti parlerò dell'Idria, uno dei vasi da donna per eccellenza. L'Idria era un grosso vaso che serviva a contenere e a servire l'acqua durante i banchetti. Il nome stesso dovrebbe dirti qualcosa, il termine deriva infatti dal greco idro, che significa appunto acqua. Ed era, come ti dicevo, un vaso da donna, perché per i greci andare alle fontane a prelevare l'acqua era a tutti gli effetti un compito da donne. Cosa che, tra l'altro, capita ancora oggi in molte parti del mondo. In un museo riconoscere un'idria non è per nulla difficile. Si tratta di un grosso vaso molto panciuto che aveva tre anse, cioè tre manici, due orizzontali e simmetrici, come quelli delle nostre pentole, per intenderci, e uno verticale che collegava la spalla al collo del vaso e che lo faceva assomigliare in pratica ad una enorme brocca. Le idrie sono state prodotte per lungo tempo, dall'epoca greca arcaica a quella ellenistica, quindi almeno dall'VIII secolo a.C. fino al III secolo a.C., sia in Grecia sia nel mondo magno greco. Le più note e le più belle sono di sicuro quelle in ceramica a figure rosse e a figure nere, e quelle più pregiate in bronzo. Come ti accennavo, venivano regalate alle donne nel corredo nuziale e finivano poi a far parte del corredo tombale della sposa. Quindi, quando un archeologo trova un'idria nel corredo di una tomba, può essere ragionevolmente certo che si tratti della sepoltura di una donna. Comunque, non tutte le idrie finivano nelle sepolture, alcune venivano riciclate nelle assemblee per contenere voti. Un po' come l'urna del Senato. Poiché si tratta di vasi femminili, spesso le raffigurazioni proposte sul vaso evocavano temi femminili o avevano come protagoniste delle donne. A volte contenevano scene anche molto violente. Per esempio, ce n'è una al Museo Archeologico di Napoli, l'Idria Vivenzio, che racconta la caduta di Troia. È un vaso a figure rosse di V secolo a.C., trovato in una necropoli di Nola, in provincia di Napoli. Sul corpo del vaso sono raffigurate, per esempio, molte madri troiane che piangono i figli o i mariti, o la profetessa Cassandra che viene violentata dall'eroe greco Aiace nel tempio di Atena. Si tratta di scene crude, che mal si adattano a un matrimonio, almeno secondo la nostra sensibilità. Ma ricordati che gli antichi greci non avevano televisioni e social. I loro mezzi di comunicazione di massa erano statue, vasi e monete. Quindi, proprio come un reportage di un telegiornale, quelle immagini violente evocavano situazioni contemporanee di instabilità politica, come le guerre persiane che si sono svolte appunto nel V secolo a.C., o pericoli concreti che potevano riguardare appunto le donne di una città in guerra. Insomma, è vero, le idrie sono vasi molto belli, ma quando ne vedi una in un museo, ricordati che per le donne che le ricevevano avevano lo stesso identico valore simbolico di un ferro da stiro a Natale, se non peggio. Ci sono casi in cui non è poi così figo sentirsi figli dei greci, non ti pare?
Archeoparole è un programma di archeostorie, voce dell'archeologia pubblica in Italia. Ti ricordo che puoi ascoltarlo sul nostro canale Spreaker, dove puoi mettere il like allo show, ma anche su tutte le altre piattaforme di podcasting come iTunes, dove ci puoi anche votare, ma anche su Google Podcast, Spotify e SoundCloud. Ti basta digitare gopod.me/archeoparole. Io sono Chiara Boracchi e ti do appuntamento alla prossima puntata.